Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente vediamo questo benedetto video dell'Italian Summit che c'è stato il 16-17 di febbraio, perché ci ho messo un attimino a montarlo, è un video abbastanza articolato, ci sono tante cose e era veramente troppo lungo, ho dovuto comprimerlo per farci stare tutto perché sennò diventava un video lunghissimo, quindi non ho avuto neanche tempo di dirvi all'interno del video che cos'è realmente l'Italian Summit. È semplicemente un evento che organizza l'azienda per dire tutte le novità, fare un sacco di gruppo, avere un sacco di ospiti a livello sportivo, non sportivo, quindi tanti professionisti, anche dei medici che ci spiegano un sacco di cose interessanti e utili per l'attività ma anche per cultura personale e quindi come stare meglio a livello di benessere, e anche tutte le varie premiazioni, ospiti speciali, tutte cose per celebrare un anno di attività e per capire nell'anno successivo che verrà che cosa succederà effettivamente all'azienda anche a livello di prodotti. Quindi io vi lascio al video, ogni tanto farò qualche commentino per mettervi dentro qualche spiegazione che magari non ho avuto tempo di mettere durante lo svolgimento di questo evento, e niente, buona visione. Eccoci qua ragazzi, allora siamo partiti, non vi ho fatto video prima perché c'era buio, dormivano tutti, non aveva senso che vi facessi un video. Siamo al primo casello Tortona. Ma è una telecamera, ma chi gente? È una telecamera, perché adesso va su YouTube sta cosa. Ciao ragazzi, allora siamo pronti per andare all'Italian Summit. C'è un pupazzo sopra. Tecnicamente gatto morto. C'è un gatto morto sopra la fotocamera. C'è una roba che si muove mentre io mi avvicino e mi allontano. Si chiama la forza messa a fuoco. Eccoci qua, siamo partiti dall'autogrill, qua abbiamo uno special guest. Saluta. Ciao. Facciamo la cronaca del viaggio, adesso si riparte perché abbiamo fatto i nostri bei bisognini. Ragazzi, siamo più o meno verso Bologna, adesso andiamo a mangiare qualcosina e poi si riparte. Mai fermarsi all'ora di pranzo o prima in un autogrill, perché è la morte. Voglio far vedere il nostro splendido pullman con questo motivo. Sembra quelle farfalle, come si chiamano? Quelle farfalline bianche e nere. Questo è il nostro pullman con tanto di tettuccio e con tanto di persona. Noi ci mettiamo fin qua. Oh, va bene. Loro due sono solo una scusa per filmare il branco di... Cosa sono questi croati che stanno cantando canzoni popolari all'alto di te? Ale, cosa ne pensi di quegli erbalai che mangiano solo frullati? Vedi, è che devono cambiare mentalità, cioè non devo è che puoi portare l'attenzione alla Pringles style. Cioè, il bait deve cambiare mentalità, deve capire che ci sono dei gusti all'interno della popolazione, della plebe, che hanno bisogno di essere soddisfatti per poter... Bravo. Vabbè, dai. Allora, dopo un parcheggio a chicane, digli com'era il parcheggio a chicane, siamo riusciti, praticamente siamo passati col pullman in queste transenne qua. Siamo riusciti ad arrivare, adesso ci andiamo a registrare. E poi andiamo a farci il bagnetto in hotel. In albergo a rilassarci, a farci. Posso, a farci. E poi a mangiare, si spera. Adesso il signor Marco Burla si farà perquisire analmente da questi gentili signori. Eccoci qua ragazzi, abbiamo già fatto registrazione e tra poco vi faccio l'unboxing dei regalini. Vediamo un po' sta orco, cos'è qua? Eccoci qua ragazzi, adesso ci facciamo un piccolo room tour perché siamo qui all'hotel Habitat di Roma, che è una figata perché ci sono tutte opere d'arte, adesso vi faccio anche vedere. Questo è già lo specchio, che è una figata, vedete, c'è tutta questa roba di fil di ferro. Ingresso figata con, vabbè, c'è anche la cassaforte, armadio eccetera. È una figata, guardate i letti, ovviamente siamo in doppia, questi sono sono fantastici questi cosini qui, queste lampade particolari, ci sono i quadri, la stanza, ogni piano ha un colore. Ha un tema di colore, ci abbiamo anche Sky, una figata, albergo di livello, e qui non so cosa ci abbiamo. Vabbè, ci abbiamo la vista sull'alberello, eccetera. Sì, allora vi faccio vedere l'unboxing di cosa ci hanno regalato. Allora,
Agendina con tanto di penna, molto carina, molto bella. E adesso la apriamo perché è molto figa, molto figa. Poi ce l'ho regalato. Allora, shaker, che questo shaker fa un po' schifo, però i regali non si dice mai no, per fare i nostri frigatini. Poi ci hanno regalato, vabbè, ci hanno dato vari dépliant, cose informative del genere, con le cose che vendono quest'anno di beneficenza. Vi faccio vedere, per esempio qua, di beneficenza quest'anno ci sono questi bracciali, le spille, la borraccia thermos, questa qua è una figata, perché questa qua è una borraccia che miscela, quindi è tipo frullatore, un quaderno, un tappetino, tutte queste robe qua carine, perché se una parte di questo introito va ai bambini bisognosi che hanno bisogno di cibo, quindi bella cosa. Poi vabbè, qua roba informativa, e poi questo che è una figata bellissima, perché ovviamente super luminescente, se metti a fuoco meglio, ok, super luminescente. Poi vabbè, ma la cosa bella è che probabilmente non ve li ricorderete, ma sono queste cose qua, quelle che si attorcigliano sulla mano, ed è una figata perché è bellissimo per esempio per andare a correre o per andare in bici. Quindi questi sono i regalini che ci hanno fatto. Beh, niente male, niente male, niente male. E quindi niente, questa era l'unboxing, veloce. Io vado a mangiare. Ciao! Stanno cercando di capire dove siamo. No, non ci riusciranno, penso, ma... Stiamo andando a caso, questa è la cosa più bella che abbiamo visto finora. Niente di che. Sì, se qualcuno se lo stesse chiedendo, è un culo. Grazie, adesso andiamo a dormire che siamo molto stanchi, parliamo piano. Andiamo a dormire, ci vediamo domani con il primo giorno, vi spiego cos'è effettivamente l'Italian Summit. Ci vediamo domani, ciao. Si parte, primo giorno. Eccoci qua, siamo in coda, devo ancora aprire il tornello, come cavolo si chiama, e poi si inizia il primo giorno. Mamma, guarda, ragazzi, siamo entrati. Ho capito, già sotto ne hai 6 o 7. Qua ce n'è. Siete in questo palazzetto, hanno un obiettivo in comune, quanto nulla sia impossibile quello di rendere il Paralife un posto migliore. Quindi è la prima volta al Summit su quel tappeto rosso, da Bra li chiamiamo Enrico Ancora e Alessandra. Reggello, provincia di Firenze, Paola! Rudy Chiavetta, provincia di Como, Sara! E Alfio! Executive President Steam, 4 diamanti, Top Royalty 2018, stiamo parlando di Maria e Carlo Scalcada! Italiana di dietetica e nutrizione clinica, quindi aiutatemi ad accogliere qui sul palco Roberto Di Battista. Che è importante fare la prima colazione. È quel primo pasto della giornata che va a interrompere la fase del digiuno notturno. E questa fase del digiuno notturno è quella caratterizzata, è quella in cui il nostro
sostanzialmente mette in atto tutti quei processi di rigenerazione cellulare, di riparazione, ma lo fa a spese di nutrienti e di energia che attinge dall'interno. Allora la colazione in realtà introduce nuova energia, nuovi nutrienti. Il formulato da questo punto di vista è un pasto equilibrato, un pasto completo, anche perché attualmente, secondo la normativa vigente, è proprio classificato come un sostituto del pasto. E quindi, perché essendo in forma liquida, ad esempio, il vantaggio è quello per cui i nutrienti vengono assorbiti più velocemente rispetto a un pasto solido. Dà meno senso di tensione magari per quelle persone che si svegliano che non hanno un grande senso di fame e di appetito. Ecco, il pasto liquido nutre senza contemporaneamente appesantire da questo punto di vista. Ma poi soprattutto, come vediamo nella diapositiva, per questa nuova riformulazione, questa Formula 1 di nuova generazione, per quel contenuto calorico di 222 calorie porta ben 18 grammi di proteine e... Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Quintani, sono studente, ho conosciuto Herbalife circa 2 anni fa tramite mio cugino, a 18 anni ero in forte sottopeso, ma soprattutto in un periodo abbastanza difficile della mia vita. Una sera mi ritrovai in lacrime davanti allo specchio, in quel momento vidi un ragazzo che aveva perso se stesso, fragile, senza fiducia. Dal giorno dopo ho deciso che dovevo cambiare assolutamente, mi sono iscritto in palestra, proprio in quel periodo ho conosciuto Herbalife e da lì, grazie alla mia passione cambiata il culturismo che mi faceva avere emozioni bellissime e che cercavo. Ad oggi, dopo 2 anni, ho iniziato a sognare quel giorno dalla mattina alla sera ad occhi aperti. Non ho mai avuto una scusa, non ho mai permesso a nessuno di rubarmi quel sogno e nei prossimi anni dovrò iniziare a farlo. Buongiorno a tutti, Mike Maric, 45 anni, oggi medico e docente universitaria, ma non è sempre stato così. Arrivo dal mondo dell'apnea, sono stato campione del mondo di apnea. Ho conosciuto Herbalife Nutrition purtroppo 3 anni fa, dico purtroppo perché probabilmente se l'avessi conosciuta quando ero atleta, agonista, sono sicuro che avrei vinto molti più titoli. Ma grazie a un carissimo amico che mi ha presentato i prodotti ho iniziato questo viaggio. Ad oggi scrivo libri, ho energia più di un ventenne e qui mi sono ripromesso che inizia la mia Olimpiade verso l'oro. Ciao, mi chiamo Bernardo, ho 42 anni, vengo da Treviso, sono un invalido. Più di 20 anni fa ho fatto un incidente, mi sono rotto la schiena e sono rimasto in sedia a rotelle. Ho avuto un lungo percorso, passando appunto dalla sedia a rotelle alle stampelle e poi cammino con dei tutori. Nella mia rincorsa alla normalità ho cominciato a fare, da 6 anni fa, gare di triathlon con i normodotati. Tramite un carissimo amico e le mie prestazioni sono cambiate, nel senso che prima mi allenavo pressoché da solo perché io ho il 30% della muscolatura sulle gambe, per cui non avevo la forza di mantenere il ritmo dei miei compagni di squadra. Adesso, grazie all'utilizzo dei prodotti e della linea H24, soprattutto CR7 e il Prolong, riesco ad allenarmi con i miei compagni di squadra. Grazie. Eccoci qua ragazzi, siamo in pausa. Ragazzi, stiamo entrando, la pausa è finita e si ricomincia. Cosa arriva? Per me è stata una cara amica di famiglia che mi ha detto: guarda Luca, vieni a vedere un evento che qua ci può essere qualcosa per te.
Io ho preso, sono partito da solo, sono andato a Roma a un evento proprio come questo e lì ho rivisto il sogno, ho rivisto tutto quello che ho sempre sognato da calciatore. Andrea Arieta, che ha avuto il premio per la sua tesi di laurea sulla nutrizione, nel quale ha spiegato anche come è importante gli omega 3 e la nutrizione e soprattutto nel caso della nutrizione per sportivi. E l'altra tesi di laurea molto interessante era invece sul marketing. La cosa bella, lei ha mostrato a questa ragazza la differenza tra il network marketing e il marketing tradizionale. Il primo giorno finito, scusate, vi faccio un po' il resoconto. Mega ritardo perché l'autista la doveva fare pausa, che cavolo ne so io. E quindi niente, partiamo adesso, andiamo, saremo in ritardissimo, ci siamo fatti tenere i posti. Oggi si fa la seconda parte, la parte più pratica legata al network. Ieri abbiamo fatto la parte un pochino più generale per le persone un pochino più nuove. E niente, quindi stiamo lasciando l'albergo, io sono andato a prendere ultime valigie per dare una mano. E niente, questo è quanto. E c'è gente che mi fa gesti di smettere di filmare e di dare una mano con le valigie, quindi vado! Perfetto! va. Poi dopo raccogliamo le impressioni. Buongiorno, viaggio alla faccia, diciamo piuttosto. Buongiorno. Sono in silenzio stampa. È arrivato lui adesso. Lo sporone stai facendo. Raga, cazzo. Ai. Ciao. Popolo del social. Ti piace l'evento? È uno spettacolo, ragazzi. Da vita a tutti i posti. Una città così è impossibile, non esiste. Dovete vedere con i vostri occhi, non esiste. Cioè, anche se... Ma come mi sembri Mastroda? Un po' più di... Merda. Allora... Andiamo ancora. Che porto sempre sulla mia giacca, ma in realtà lo porto nel cuore, come spero e penso ognuno di voi, con la scritta Italia sopra, con i 5 cerchi olimpici. La qualità dei prodotti partendo dalla loro origine fino a tutta la catena di produzione e di controllo per avere dei prodotti non solo che garantiscono benessere, ma che siano testati per la loro garanzia, soprattutto per quanto riguarda alcune sostanze. Sapete che la Federazione Medica Sportiva è la proprietaria dell'unico laboratorio antidoping in Italia, dei 30 del mondo. Gli ispettori della Federazione Medica Sportiva sono gli unici per legge antidoping, un corpo speciale dei miei medici, e quindi la nostra attenzione era che legarci a una società che garantisse la sicurezza dei prodotti, non solo dal punto di vista della qualità, ma dal punto di vista della certezza, voglio dire, di garanzia dei prodotti stessi. Bene, questo non è stato quindi un rapporto commerciale, ma è stato un rapporto di forte credibilità e rinnovo che ha fatto il Comitato Olimpico Italiano con questa azienda, con la nostra azienda, estremamente importante, di credibilità. Voi non portate solamente lavoro e benessere al sistema economico italiano, ma portate anche un valore di benessere nella salute e, devo dire oggi, anche un benessere sociale. Pensare che questa azienda ha sposato non solamente un aspetto commerciale, ma un aspetto sociale di benessere insieme alla ricerca, insieme ai medici sportivi, per poter fare, unitamente alla somministrazione o comunque alla promozione di prodotti di qualità, anche del benessere e della ricerca, unendo l'attività fisica e soprattutto unendo lo sviluppo di quali erano i prodotti
rispetto a quello che era la ricerca. Ebbene, noi facciamo insieme ricerca e facciamo educazione. Siete un'azienda diversa, siete persone diverse e io sono felice di contribuire alla crescita insieme e reciproca di questa osmosi. Pazzesco, in maniche corte a metà febbraio. Ti posso chiedere, visto che andremo su YouTube, se puoi. Ah sì, video, quindi... Allora ragazzi e ragazze, voglio un'intervista. Esatto, dici qualcosa di Herbalife, scusami. Cosa dice a chi non dovete, la conosce? Dovete venire per assaporare le emozioni, quindi ascoltate le persone che vi hanno parlato qualche volta di Herbalife. Date loro un po' di fiducia e vivrete delle belle emozioni. E se ve lo dice lui, non rompete le palle e fate come vi dice. Basta. Si stanno accendendo. Qua ragazzi, finito questo video un po' lunghetto, ma veramente ho stringato tutto quello che potevo accorpare. Vi ricordo che i video singoli di tutte le varie diciamo interviste ai medici, le testimonianze eccetera, le trovate il link in descrizione come video completo senza tagli, così come nudo e crudo. Vi ricordo anche un'altra cosa, che domani metterò un video in cui parlerò delle mie impressioni. È stato un evento veramente fantastico, ripeto, da un punto di vista umano, motivazionale eccetera, è qualcosa che veramente ha un impatto spaziale e tutte le persone, anche se non fanno Herbalife, dovrebbero venire, perché ti dà una carica e ti dà una voglia di fare le cose e di vivere incredibile, che difficilmente trovi là fuori quando vai al lavoro. Quindi mi raccomando, ripeto sempre ragazzi, anche se questo è un video un po' diverso, che se volete, questa è una parte di Herbalife, la parte più classica, ma se volete fare Herbalife con questo, ma avendo un metodo che vi consenta di farlo online, quindi in maniera molto più veloce, professionale eccetera, e alcune delle persone tra l'altro che avete visto premiate hanno fatto, diciamo, hanno avuto una rapida crescita proprio perché l'hanno fatto online, con un metodo magari un po' diverso, però hanno fatto online. Qui sotto trovate un link, candidatevi, ne parliamo ragazzi, non buttate via l'opportunità di creare qualcosa di più per la vostra vita solo perché siete scettici, ok? È normale esserlo, ma vi assicuro che ne vale la pena. Noi ci vediamo domani con le impressioni e con gli altri video e io ti auguro una buonissima giornata. Ciao!